Zamboni, Giannetti. Mi piacerebbe raccontarvi tante cose perché Giannetti è l'artista forse che più mi è vicino e più riconosco mio, se vuoi. È un artista che ho seguito sin dai primi passi, infatti i primi periodi che ero qui ad Ostuni, ricordo che una mia amica, una mia carissima amica Giorgia, mi disse: Gabriella, guarda, ho da presentarti questo artista che è il marito di una mia carissima amica e mi farebbe piacere che tu vedessi le sue opere. Per me fu una grandissima sorpresa perché accettai l'invito di Giorgia naturalmente e andai a trovare Gian Maria per la prima volta in studio. Eravamo tutte e due molto tesi perché eravamo in una situazione un pochettino, sai, e quindi ho colto praticamente al volo l'occasione e sono andata direttamente allo studio di Gian Maria. Eravamo molto tesi tutti e due perché eravamo proprio all'inizio, avevo da poco la galleria e lui, per quanto avessi fatto anche altre cose, però comunque cominciava a Bari quel periodo ad entrare. E ricordo che prima si sorpresa perché entrando nello studio di Gian Maria, pensi, questo è un pazzo. Era una ex macelleria con tutti questi schizzetti vicino alle mattonelle. Io rimasi allibita, poi bozzetti dappertutto, so, colori, cicche, e mettevi il piede e schiacciavi di tutto praticamente. Niente, vedi questi esserini alle pareti, sembravano veramente tanta carne da macello, no? questi omini orribili lì. E io non pensavo, ma di lì è nato veramente una grande cosa per lui, perché è stato veramente un susseguirsi di situazioni. Lì è nata la professione tra me e lui, quindi ci siamo conosciuti professionalmente. Poi invece, dal punto di vista amicale, perché se devo raccontare di Gian Maria, devo raccontare proprio della mia amicizia con lui, perché abbiamo fatto un viaggio insieme, io dovevo fare una fiera, qualche mese dopo ricordo, a Milano, e lui faceva la prima mostra dopo tanto tempo alla Fitzgerald a Milano, e allora prendiamo tutti i quadri, riempiamo il mio furgone zeppo di roba, facciamo un Bari Milano 9 ore, qualcosa di allucinante, però ci raccontammo di tutto e ci divertimmo come i pazzi, perché un po' guidava lui, un po' guidavo io, e ci raccontammo proprio un po' di tutto. Lì mi racconto di Florinda, mi racconto di sua moglie, dei suoi bambini, e mi racconto anche della poesia. Tutto questo cappello per dirvi appunto di che cos'è per me la poesia, la pittura di Gian Maria. La pittura di Gian Maria è poesia. Molta gente viene e mi dice: ma questo mi ricorda, io sorrido e dico: per me la cosa più importante dell'artista è la sintesi che riesce a fare di quali sono i suoi maestri, la sua formazione. Ma se devo parlare proprio della pittura di Gian Maria, parlo della sua poesia, perché Gian Maria nasce come poeta, conosce sua moglie in seguito alla poesia, non si sono mai visti ma si innamorano follemente, e questa è una cosa bellissima che nel viaggio a Milano poi abbiamo sviscerato. Che dirlo, prima dell'amicizia con Gian Maria e l'altro giorno, prima che ci organizzassimo per portare i quadri, sono andata in studio da lui e parlavo proprio dell'amicizia, perché con lui riesco a dire di tutto, cioè entro nello studio, mi trovo accerchiata da questi personaggi, io gli dico: ma Gian Maria, ma che ti sta succedendo? Ma tutto nero, ma è troppo nero, ma che è? E mi fa: trovi Gab, tutto nero, trovi... E poi per quello che è il nostro rapporto, che è come è cresciuto poi naturalmente, la fiducia che ho avuto in lui e che non mi ha mai deluso, perché è veramente una persona su cui puoi contare Gian Maria. Tant'è vero che lui sa che io sono un po' ansiosa, no? Cioè, quando siamo in procinto di un evento, gli dico: Gian Maria, ma è tutto pronto? Gian Maria mi fa: capo, non ti preoccupare. Ma magari sta pensando a qualcos'altro, ma non ti preoccupare. Va bene, io mi fido di lui. Che dirvi, invece gli ultimi progetti, averlo accompagnato negli ultimi tempi, nei suoi percorsi più importanti.
importanti, per me è stato davvero una grande soddisfazione. E così non per ultimo appunto la mostra a Roma, come puoi dire la moglie, il supporto anche a Roma per stendere praticamente e diffondere il suo lavoro, e il nuovo apporto di Carmelo Cipriani che mi sta dando una mano nella diffusione, ma anche come supporto critico per gli artisti. Ci sono tante cose che stanno succedendo intorno a Yolanda Spagna, per esempio, e io sono felicissima perché sono veramente molto contenta, e tra cui anche la Farnesina e tante altre cose. Grazie quindi anche al supporto su Roma, alla galleria con cui collaboro, a Carmelo e a tanti altri, e spero che appunto potremo supportare ancora di più Gian Maria rispetto appunto a quello che stiamo già fatto. E il progetto ultimo è sicuramente la mostra di Roma questo inverno, poi questo bel progetto che ha ormai in corso con il Museo Pascali, quindi sicuramente ci saranno cose belle da vedere, quindi quando un artista entra nei musei poi sappiamo appunto come viene riconosciuto e come viene trattato. E invece un mio progetto personale con lui è che ricomincio quest'anno a fare le fiere, e quest'anno voglio puntare alto. Presenterò un progetto unicamente sulla pittura di Gian Maria a Art Fest, Far First a Bologna, e vedremo se il curatore lo accetterà, faremo questo bel salto in avanti e chissà. Bene, il benvenuto alla mostra che inauguriamo qui questa sera, di personale di Gian Maria Giannetti, intitolata Senza Titolo, anche se è il mio quasi compleanno. E non è ironia, è veramente quasi il suo compleanno. La mostra, come vedete, esprime al meglio quelle che sono le peculiarità, le caratteristiche dell'artista barese, ma attivo ormai nello scenario nazionale. Già il titolo rivela quello che è l'intento prioritario dell'opera di Giannetti, lo spirito ironico. Di fatto Giannetti si presenta come un demistificatore di quella che è la società contemporanea, e lo fa attraverso evidenti recuperi memoriali, nel momento che, come vedete, lavora su delle immagini in bianco e nero, spesso fotografie di repertorio, piuttosto che immagini che hanno anche una storia, o opere d'arte che hanno una grande visibilità anche mediatica. Pensiamo appunto al Quarto Stato di Bellizza da Volpedo, che appunto Giannetti ha magistralmente reinterpretato. E come avviene la reinterpretazione? Appunto, è proprio la reinterpretazione che Giannetti offre di queste immagini a offrire la chiave di lettura di questa mostra, ma un po' di tutta la produzione dell'artista. Appunto l'ironia, un'ironia che ha dal punto di vista figurativo molti punti di contatto con quella che è la street art, i writers e l'arte che viene prodotta quasi in maniera così di getto, sulla scorta di una vera e propria necessità espressiva. Come vedete, recupera vecchie immagini e le rielabora sovrapponendo, con un mezzo che è tutto contemporaneo, quale l'uniposca, riproponendo appunto, reinterpretando queste immagini e creando delle figure che a primo acchito sembrano ironiche, sembrano piacevolmente coinvolgenti per lo spettatore, ma che in realtà presuppongono una riflessione umoristica, pirandellianamente intesa, dal momento che queste figure così interpretate portano lo spettatore a riflettere su quella che è la condizione umana, l'esistenza umana, e questa varietà di tipi che in qualche modo è incapace di comunicare tra loro, di fatto riproduce quella che l'entropia quotidiana e la difficoltà di comunicazione che la società odierna dimostra ampiamente di avere.